Bene, buonasera a tutti, benvenuti a Forum di Mondo Calcistico TV. Anche oggi abbiamo una super ospite, oggi chiaramente puntata che riguarda il calcio femminile e quindi saluto già subito la nostra super ospite che ha vestito le maglie più importanti del calcio femminile e anche ovviamente quella della nazionale. Un saluto e grazie per essere qui a Simona Sodini. Ciao, buonasera a tutti e grazie a voi dell'invito. Beh, allora, intanto veramente, credimi, sono contentissimo di averti qua perché noi spesso ho commentato sotto i tuoi vari profili Facebook, eccetera, ma perché proprio ti ho sempre stimato come atleta in generale, perché comunque hai sempre dato prova di costanza durante la carriera, quindi questo credo che sia sintomo di professionalità. E attaccamento al lavoro, ecco, che è una cosa che Certo. non tutti hanno, ecco. E niente, allora, intanto saluto anche chi è con me in questa live, quindi Simone, ciao Simone. Ciao a tutti, buonasera. Abbiamo anche il Marchese Bianconero. Che tifoso della Juve, non dell'Ascoli, chiaramente. Ciao a tutti. O del Anche se Siena. ormai con la maglia non si Del capisce Siena, se quasi Juve, Siena, sì. Siena o, Cambierò maglia. o lupa del Palio, però. E ovviamente saluto anche Mondo Calcistico, che è il padrone di casa, che fa sempre condurre gli altri, ma è padrone, il padrone di casa è lui. Ciao a tutti, ciao. Allora, comincerei subito con una domandina a Simona. Allora, la carriera Sì. hai avuto e hai una carriera veramente importante alle spalle, scudetti, partite nazionali, hai giocato veramente con alcune squadre che hanno fatto la storia del calcio femminile italiano, ad esempio il Calcio Milan femminile, il Torres, la Juventus, adesso nel Torino, hai giocato anche in passato nel Torino, insomma, hai giocato anche nell'Inter Milano, insomma, hai girato veramente tante squadre importanti a livello di calcio femminile. La domanda che ti volevo porre è: qual è il momento che ricordi con più piacere di questa straordinaria carriera? Qual è stato il momento, secondo te, più bello che ti ricordi con più piacere? Beh, sì, come hai detto tu, appunto, ho girato di tante squadre. Ho iniziato a giocare in Serie A che avevo 14-15 anni. E quindi, diciamo, le annate più costanti, quelle che ho fatto più anni in una squadra, è quella dove ho vestito la maglia del Torino per 9 anni di seguito. E anche se sono state tante le maglie, io mi sento di dire che comunque la maglia, diciamo, più vicina a me, quella che ho sentito di più è quella del Torino, ma soprattutto perché ho fatto 9 anni fantastici. Secondo me è un ruolo che ti lascia tanto, e ci sono tanti ricordi be belli, brutti, tantissime emozioni. Per poi, vabbè, con diverse maglie. Ho vissuto tante emozioni, ma sempre diverse. Vedi Juventus, dove appunto secondo me è stato l'anno della svolta del calcio femminile, quindi anche quello è un ricordo molto importante nella mia carriera, perché comunque sia il calcio femminile ha avuto una svolta con l'entrata della Juventus, e questo non si può negare a nessuno. Successivamente hanno iniziato appunto anche le altre società. Quindi direi in questo momento, direi Torino, ma perché comunque ce l'ho nel cuore, forse probabilmente per quello. Sì, certo. Tra l'altro, come dici tu, anche il discorso della Juve femminile che ha dato la svolta è anche forse dovuto anche al bacino d'utenza che ha la Juve a livello di tifo, che è molto molto maggiore Assolutamente sì, a rispetto, tutte le ovviamente altre. senza offesa a nessuno, però la Certo. Fiorentina non ha il bacino d'utenza di tifosi e di risonanza mediatica, mettiamola così, che ha magari la Juve. Ma basta pensare, infatti, anche a livello dei social media, Juventus ha mantenuto il profilo generale come Juventus FC, magari lo stesso profilo che ha con la squadra maschile, a Sì. differenza magari delle altre società, e questo secondo me porta tanta visibilità.
a livello mondiale. Sì. No, poi dicevo l'altra volta in un'altra live, dicevo appunto che la Juventus è Juventus, sia maschile che femminile, esatto. Fa sempre capo della stessa società. Ad esempio la Fiorentina ha due ragioni sociali diversi, esatto. Cioè la CF Fiorentina e poi l'SSD Fiorentina Women. Sì, quindi ti posso anche garantire che questa cosa qua si vive proprio all'interno, lo vivi in prima persona, questa sensazione qua. Sì, ci credo. Tra l'altro, sei la prima giocatrice, se non ricordo male, aver fatto una tripletta con la maglia della Juventus, sì. Women, e questo sì, mi ricordo, sì. Proprio in un derby, debutto in Coppa Italia. Juventus Torino, sì. No, me lo ricordo bene perché è stato il mio debutto anche come youtuber di calcio femminile, quindi ho cominciato a fare i video sul calcio femminile. Ah, ecco. Quindi è merito di Simone se... Sì, è merito sullo zio, ho cominciato a fare video sul calcio femminile. Quindi anche tu questo ricordo. Tra l'altro, legandomi a quanto detto, l'ultima campagna pubblicitaria del nuovo kit della Juventus l'hanno fatta a pari, esatto. Uomini e donne, insomma, quindi c'erano due atlete delle women e poi Pjanic, c'era Ronaldo, Lisa Boattin e Niola Luco. Ecco, infatti, esatto. Loro due. E questo non succede con le altre storie, ancora non è successo con le altre. Perché mettersi vicino a Ronaldo, a una ragazza che fa calcio, credo che sia una cosa abbastanza unica, insomma. Ma guarda, anche soltanto vedere, che ne so, io mi ricordo l'anno scorso, appunto, nello store dello Juventus Stadium, c'era la foto di Bala e a fianco c'era la mia, insomma. Sì, non è proprio una cosa di tutti i giorni. È emozionante andare allo store e vederti lì appesa. Sì, ci credo, no? Ma è proprio, poi tu potrai sicuramente testimoniarlo meglio di chiunque altro, però è chiaro che la crescita anche di strutture del calcio femminile negli ultimi anni è salita tantissimo. E dall'anno scorso, insomma, ci sono stati tanti stadi di Serie A maschile che sono stati prestati per le competizioni di calcio femminile, quindi è sicuramente, esatto, una crescita veramente importante. Ascolta Simona, ma non hai minimamente problemi di ambientazione tu? Cioè, ti sposti da una città all'altra come se niente fosse? Cioè, non hai problemi di questo tipo? Da quando ho 16 anni che giro l'Italia, quindi sono abbastanza abituata, diciamo che negli ultimi anni mi sono stabilita a Torino, anche pur non giocando magari nel Torino, però diciamo mi sono accasata lì, però per il calcio questo è altro, alla fine ti ambienti perché fai la cosa più bella e quella che ti appassiona di più, e quindi ti ambienti facilmente, ecco. Poi ovviamente ci sono città che mi sono piaciute di più, altri luoghi dove mi sono trovata magari un pochino meno bene, però alla fine quando fai quello che ti piace e segui la tua passione stai bene dappertutto, ecco. Sì, beh, diciamo comunque che dal 2014 leggo, ma che non è che ti sei spostata poi più di tanto, insomma, esatto, Lucerne, Cuneo, Juventus, Torino, più o meno. Cuneo, Torino, Juventus. Quindi... Sì, che tra l'altro Cuneo, Juventus è stato un passaggio, come, esatto, posso dire, anche di società, quanto poi la Juventus avendo preso i diritti del Cuneo, quindi... Sì, esatto. Diciamo infatti che... ho memoria di te fin dall'inizio, perché quando c'è stato il passaggio... Tra le prime calciatrici a essere presentate, arrivate al centro, insomma, allo stadio, al J Medical, sei stato te insieme alla Rosucci, le prime immagini che ricordo a memoria, Rosucci, te, forse la Bonansea, insomma, quindi praticamente ho di te l'immagine ben impressa fin dal primo momento, appunto per questo passaggio veloce tra... Qui già l'impatto è stato abbastanza tosto, perché nessuno si aspettava una cosa del genere, cioè... Le visite mediche le abbiamo fatte in qualsiasi squadra. Ecco, quindi quando si è arrivato a Gemedica con le telecamere, fotografisti, è stato un bel impatto. Quindi da subito si è capito di cosa si trattava, ecco. Appunto per questa cosa qua, cos'è che hai visto di diverso rispetto agli altri club nella Juventus? Strutture, organizzazione, quello che c'è?
L'organizzazione, le strutture, beh, ovvio, assolutamente sì, ma l'organizzazione che... ma si può parlare dalle piccole cose alle più grandi. Alla Juventus è ritutelata in tutto e per tutto, magari, che ne so, il nutrizionista, la parte medica, non che altre squadre questo non ci fosse, però comunque sì, era molto... molto meno organizzato, magari dovevi andare a chiedere se c'era qualche problema, invece lì era già tutto stabilito, ecco, dal primo giorno a cui sei arrivata all'ultimo del campionato, ma non, per non parlare delle strutture, dell'ambiente, che ne so, a me faceva ridere perché il primo giorno che abbiamo fatto la prima partita ufficiale, tra il primo e il secondo tempo c'era dentro lo spogliatoio un buffet di sì, cioè, cosa c'entra, però dal tè al caffè al prosciutto al grano, mamma mia. Insomma, quindi il famoso tè caldo di Caressa in realtà era un buffet. Esatto, magari, cioè, meno male che non ho giocato nella Juve, se no avrei collassato tra primo e secondo magari tempo. Magari mi sono abituata a prendere il caffè caldo tra primo e secondo tempo, invece lì magari ti rendi conto che sei un passo avanti. Beh, conoscendomi sarei diventato 120 kg solo cioè, dice, quindi siete anche brave a non farvi tentare. In realtà, ecco perché, vedi Matte, vedi, abbiamo scoperto perché la Juve in Champions quest'anno nel secondo tempo con l'Ajax è calata. Sono trafugati. No, salvo alcuni giocatori che sono attenti alla linea, ma... probabilmente sì, magari era un pochino più, non so, adesso magari loro c'era qualcosina anche in più, non lo so. No, perché il grana chiaramente fa bene in tal senso, ma un prosciutto così, un prosciuttino a metà partita, sì, beh, a parte che anche il grana se ne mangi un po' non è che fa, sì, tanto, no, bene, certo, no, però infatti, quando tipo vai a donare il sangue ti fa mangiare il grana. Ascolta, per la nazionale invece come? Per la nazionale? Beh, con la nazionale gli ultimi raduni ormai risalgono all'ultimo anno di Ghedin. Diciamo che io sono stata convocata anche il primo anno di Cabrini. Però per motivi di... anche perché probabilmente in quel momento ero anche il capocannoniere del campionato, ma in quel momento non riuscivo a legare le due cose perché... tra l'altro lavoravo e quindi non riuscivo a far combaciare le due cose. Come ben sapete, una calciatrice non può giocare o vivere di rendita per tutta la vita. Esatto. Quindi comunque si fanno delle scelte, ecco. E io avevo scelto appunto la parte lavorativa. Capito. Riuscivi a far combaciare gli impegni lavorativi con quelli calcistici? Cioè, parecchio come... Sì, con quelli calcistici sì, però magari... avere anche la nazionale che comunque richiede tanto impegno, lì non ci sarei riuscito. Sì, cavolo. Beh, però un bel po' di ore, cioè, tra una cosa e l'altra, brava, cioè, a fare entrambe le cose, non è... però chiaramente è una cosa che riguarda più le donne, per quel discorso contrattuale. Ho fatto anche di peggio, però, perché 3 anni fa mi è nato il bambino, dopo 3 mesi sì, ero in campo. Mamma mia. Sì, sei abbastanza... Highlander, a proposito della maternità, quando è che ti fermi? Quando è che al che mese ti devi smettere di fare cardio? Com'è la preparazione quando sei in maternità? La situazione in maternità è un po' diversa, nel senso che comunque, per quanto mi riguarda, non puoi continuare, voglio dire, appena so appunto di essere rimasta incinta ho smesso di far tutto, di allenarmi fino a quando appunto ho partorito, dopodiché lì sono è stato un po' pesante, ecco, perché comunque dalla prima gravidanza avevo preso 18 kg che non sono pochi, ma anzi sono tantissimi. E grazie, cioè, sono riuscita grazie ad una dieta abbastanza ferrea, a una situazione di fisioterapia e poi anche degli allenamenti ben specifici, a perderli in 3 mesi. Io in 3 mesi ero a fare la preparazione. 3 mesi per 18 kg, però. No. Sì. Non, bel po'. Sono tanti. Ora che ci penso, anch'io mi chiedo come ho fatto, perché non lo so.
però posso dire che mi sono veramente data da fare, probabilmente la forza di volontà, perché volevo assolutamente riprendere il campionato. Quell'anno ero al Cuneo, mi ricordo che mi avevano fatto firmare il contratto proprio prima ancora che iniziasse il campionato, per invogliarmi a ritornare, a rimettermi in forma. Scusa, c'è una domanda dalla chat degli utenti che stanno guardando. Ti chiede a quale giocatori ti ispiri, Ugo e Epicureo, però anche a quale calciatrice, vai, sia calciatore che calciatrice. Allora, a me come calciatore mi piace, vabbè, come idolo in assoluto, io ho sempre avuto Maradona. Per quanto riguarda quelli più al giorno d'oggi, mi piace molto Messi. Due normali, insomma. Sì, insomma, due del calcio operaio. Proprio. Due così, insomma. Calcio di provincia. Sì, diciamo Hübner e Elisier. Diciamo che mi piace il calcio facile, ecco, diciamo così. Quello tecnico. E calciatrici? Esatto. Ma calciatrici italiane? Sì, dai, puoi sì. Anche dire che ti ispira a te stessa, cioè, proprio se vuoi. Ma questo senza ombra di dubbio. La migliore, cioè, sono io. Diciamo che parliamo delle calciatrici di oggi. Mi piace molto sia Manuela Giuliano che Alice Parisi, come giocatrici odierne, diciamo. E del passato? Mi hai sentito? Pronto? Mi sì, senti? Sì, no. Eccomi. Ok, e del passato? E del passato? Anche i tuoi compagni di squadra dei tempi di qualche anno fa, insomma. Ci sto pensando, sinceramente. Possiamo ricordare, quando ero una bambina mi ricordo di Antonella Carta. Non so se conoscete o avete sentito, una giocatrice sarda. Dal cognome ho capito che era sarda. Non è detto, dai, non è detto. No, in mente è Marco Carta, il cantante, che è il cognome. È sardo. Abbiamo un'altra domanda di Mike06. Non è difficile staccarsi dai figli per tornare a giocare? Che cosa hai provato a farlo? No, assolutamente è difficile, perché mi ricordo, allora, ancora non è nato il secondo, però l'ho vissuta in prima persona, e quando si partiva per le trasferte, diciamo che non era assolutamente facile, però ho avuto la fortuna che mi seguiva dappertutto, quindi magari mi veniva l'indomani, diciamo, si partiva in trasferta il giorno prima, e col papà mi veniva a vedere la partita in qualsiasi posto d'Italia, e quindi tornavo insieme a loro, ecco, e quindi era un po' meno di stacco, ecco. Sì, dai, Simo, vai. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare Simona per la disponibilità data anche sui social, quando ho pubblicato le storie e le ripostate, mi ha iniziato a seguire. Dopodiché vorrei farle una domanda, ovvero cos'è il fatto che differenzia il calcio maschile con il calcio femminile? A modo di vedere ce ne sono talmente tanti, però vorrei sapere la tua opinione. Ma guarda, per quanto riguarda la parte tecnica, sul campo penso che non ci sia differenza. Probabilmente a livello di testa siamo un po' più particolari, si sa, ma a prescindere dal calcio, la donna è un po' più particolare rispetto all'uomo. Però credo anche che la donna mette molta più passione. Se vogliamo compararlo alla questione economica, ecco, perché un conto è fare dei sacrifici, e magari, che ne so, io ho visto tante realtà dove magari finivano di lavorare alle 7 di sera, andare al campo alle 8 di sera e allenarti ed essere la giocatrice più felice del mondo, e un conto invece allenarti alle 3 del pomeriggio e magari
avere sul conto corrente, penso che cambi un po'. Quindi a questo proposito voglio dire che la donna ci mette molta più passione. Beh, sì. Sì, di sicuro nel calcio femminile, almeno diciamo fino ai giorni d'oggi, magari sarà diverso tra 5-6 anni, mi auguro che sia diverso. Credo. Però fino ai giorni d'oggi non si può dire che ci siano giocatrici che hanno fatto le scelte per motivi economici, esatto. Perché francamente, cioè, si è sempre mosse a livello di passione più che altro. Diciamo che forse il calcio femminile ha mantenuto ciò che il calcio maschile ha perso per discorsi appunto puramente economici. Quello, certo. È una sorta di anello di congiunzione tra quello che è il calcio provinciale, che è ancora molto, insomma, appunto provinciale, quindi il campo di fango e così via, con quello che è il calcio professionistico, che è fatto di lusso, ma tenendo sempre ben distinto, insomma, il lusso e anche i comfort del calcio odierno con, esatto, il romanticismo, sì, del calcio, insomma. C'è anche l'esempio delle Milan Ladies che non vengono più pagate. E non penso che probabilmente non si iscrivono forse alla prossima stagione. Eppure stanno continuando a giocare, sì. Beh, ormai il campionato lo devono finire, penso. La stagione doveva Ci sono finire. I play-out adesso. E anche i Milan Ladies mi dispiace perché è una società storica anche quella. Sì. Però nonostante tutto, le ragazze magari hanno continuato e stanno continuando, appunto finiscono il campionato pur magari sapendo che non ci sarà. Sì, a me dispiace perché veramente, tornando al discorso di prima della differenza, in Serie C si vedono spesso squadre che purtroppo hanno problemi economici, parlo di Serie C maschile, e spesso siamo di fronte a esclusioni, scioperi. Sul, esatto, femminile invece si va avanti, poi magari scoppia il bubone a giugno, a campionato finito, però intanto il campionato, certo, l'hai finito giocando con voglia, passione. Invece nel maschile, insomma, c'è più casini, ecco. Ci sono più interessi, ecco. Sì, sì, sì. Probabilmente quello. Alla fine il denaro muove tutto e quindi... altra domanda di Mike. Vi ammiro tantissimo, comunque quando subite colpi e continuate a giocare, gli uomini appena li tocchi sembra che li hai uccisi. Quello è vero. No, ma Simo però spesso li dava anche colpi, nel senso che si faceva rispettare parecchio in campo. Abbastanza, si fa rispettare parecchio, quindi... Vabbè, ci sta, dai. Sì, volevo chiederti, Simona, so che adesso sei in dolce attesa per la seconda volta, quindi chiaramente sei in stop, altrimenti sarebbe, sì, un po' difficile andare avanti. Sì. Dopo la seconda gravidanza, cosa intendi fare? Allora, guarda, io tra un mese partorirò. Ecco, quindi siamo agli sgoccioli. Esatto, siamo alla fine. E credo di mettermi in forma e vedere un attimo e valutare se si riesce a fare un altro anno. Perché... Un altro anno? Sì, perché ancora ancora mi sento di giocare. Ecco. Quindi perché evitare? Io ti auguro di arrivare ai 40 giocando. Visto che va di moda arrivare ai 40, perché ultimamente tutti i campioni... Adesso penso anno per anno, vediamo. Sì, no, beh, chiaramente, chiaro. Però dai, insomma, si può fare, dai, se te la senti credo che sia giusto così. Alla fine, certo, il calcio è una cosa, sì, di emozione, si sente attratto quello che ci sente di fare. Finché la vivi bene, finché ti senti di farlo, secondo me, finché il corpo risponde, ecco, secondo me... diciamo, non è ancora finita, è in prima persona di smettere, ecco. Ma cercherai una squadra in cui ambire a qualcosa, cioè adesso non dico la Champions League, però comunque cercherai un obiettivo predefinito. Sicuramente qualcosa di meno impegnativo della Serie A, questo sì. Okay. Mm-hmm. Perché magari, cioè, per quanto mi riguarda non avrei nessun problema, però come appunto detto prima, con i figli cambiano tante cose, quindi bisogna un attimino far combaciare le due passioni, ecco. Sì. Quel secondo lavoro invece non avresti problemi, perché ho visto che fai comunque pubblicità per creme. Sì, 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 sì.
Quindi non avessi problemi nel spostarti da città in città? No, assolutamente, quello no. Ok. Anche perché comunque me li porto con me, ecco, non mi allontano da sola. E comunque qui in Sardegna c'è una squadra che vuole tornare in Serie B. Se vuoi. Si chiama Torres. Esatto. Se vuoi. Mai dire mai. Io così, mai sarebbe, dire mai. Sarebbe romantica come cosa. Lì è iniziato. Lo penso anch'io, ma c'era stato anche un avvicinamento l'anno scorso, non lo nego. Poi per motivi lavorativi sono dovuta rientrare a Torino e quindi alla fine ho fatto un'altra scelta. Però ti ripeto, non mi... Per adesso penso a partorire e a rimettermi in forma, dopodiché valuterò le varie proposte e deciderò. Beh, anche non solo proposte, come hai detto, anche proprio varie opportunità anche per la tua vita privata, quindi, cioè per far combaciare il tutto. Esatto, sì, certo. Ascolta, un'esperienza che molte calciatrici hanno fatto invece è l'esperienza estera. Tu mai toccata però? Io no. All'età di 25 anni stavo partendo per Valencia. Ah. E poi non so neanche, cioè, sinceramente non è che me la sentivo di farla, non è un problema, non è stato un problema di non sentirsela o no, però era arrivata poi una proposta in Italia dove mi sentivo più, probabilmente a casa, mi sentivo più tranquilla e ho deciso così. Ma tornando indietro forse la farei, perché comunque sia, è sempre un'esperienza diversa, ecco. Sì, io tipo penso alla mia calciatrice preferita, lo dico ogni volta, però Ilaria Mauro, comunque, andando in Germania, Ilaria Mauro si è rigenerata, cioè ha avuto... Certo. Sì, no, ma poi è un'esperienza a 360 gradi, non solo calcistica, andare a fare un'esperienza all'estero. E lei, tra l'altro, il primo anno gioco in Serie B addirittura, quindi sì. Lasciamo perdere la differenza tra gli stati. Ascolta, i mondiali li seguirai? Sì. Parto permettendo, sì. Ah, allora sì. Mentre. Magari, che ne so, allora io in teoria, anche in pratica, dovrei partorire il 14 di giugno, perché... Un mese esatto proprio, 30 giorni. Un mese esatto, sì, un mese esatto. Quindi in quei giorni, non so, adesso sarò in ospedale, poi uscirò, quindi... Cos'è l'altra? Sicuramente li vedrò. Bene, dai. Ma rimarrai comunque qui in Sardegna o ti ritornerai a Torino? Fino a metà agosto sicuro. Però vediamo, magari che ne so, mi chiamano. No, comunque, cioè, la Torres comunque ha comunque un settore giovanile. Quest'anno stava per andare in B, ho visto, perché solo il San Marino, se non sbaglio, è andato davanti a loro. San Marino che poi è salito in B. Sì. Quindi cioè, non è ai tempi della Torres che in molti conoscono, però comunque è un bel progetto da quello che vedo. Mi piacerebbe rivedere la Torres in Serie A a prescindere, perché visto... C'è una storia dietro. Quindi... No, ma proprio perché ha la storia. Io essendo tifoso della Juve, comunque mi piacerebbe vedere la Juve contro la storia, contro una squadra che ha fatto la storia del femminile, come la Torres. Cioè, mi piacerebbe vedere, mi provocherebbe un po' di fascino, ecco, come certo. Sfida. Sì. Però ho visto che hai giocato anche Oristano, giusto? Sì. Sì, ho giocato anche Oristano, sì. Ma muovendoti da casa rimanevi da Oristano? No, non vivevo a Oristano, mi viaggiavo, diciamo, da casa, ecco. E ho giocato anche con la Tiglia Nuoro all'età di 14 anni, il mio primo anno, diciamo, di Serie A. Sì, e anche sì. Segnato tranquillamente. Sì.
No, stavo guardando più che altro la carriera di Simona, stavo un attimo guardando così lo schema qua e stavo pensando che il giorno che deciderai di appendere gli scarpini al chiodo, la Gazzetta ti assegnerà la maglia rosa d'ufficio per aver fatto tutto il Giro d'Italia. Praticamente hai girato ovunque. Sì, l'aspetto questa maglia. Sì, ho giocato anche a Campobasso. Sì, infatti, sto guardando al cavolo. Matese Boiano. Esatto, sì. Campobasso, sì. Hai fatto un bel giro? Hai fatto un bel giro, poi, sì. Poi Verona, Milan, Inter. Torino. Inter, sì, Inter. Non ti sei fatta mancare niente. No. Non ti senti un po' la Roberto Baggio del femminile, insomma, che è cambiato? No, però anche... è stato bello, perché comunque vedi tante, sì, vedi diverse realtà e alla fine, secondo me, serve ogni anno è una sfida diversa e anche cambiare maglia... È stimolante, sì. È quello. Sì, diciamo che ogni giocatore, ogni professionista ha la sua metodologia, c'è chi trova ispirazioni dalla stessa maglia per un discorso magari di... Certo, di legarsi all'ambiente. Sì, o anche di legarsi tifo, quindi non so, del Piero alla Juve, visto che sono juventino, mentre altri cercano stimoli in cambiare perché vedono in qualche modo il calcio come passione, non tanto la squadra di per sé. Sì, tranne. Sì. A me questo è successo con la maglia del Toro, ecco, quello sì. Sì, chiaro. Sì, sì, perché chiaramente poi ci sono... la città, perché ho vissuto più appunto il tifo, e quindi mi sono legata di più. È chiaro, sì. Scusa, abbiamo un'altra domanda, sempre Mike in forma oggi. È stato difficile cominciare a giocare a calcio da ragazza? Hai subito anche presi in giro o cose del genere? No, guarda, in realtà mi temevano tutti. Era lei che menava a scuola. Era lei, esatto, che pulizzava gli altri, allora, quindi altro, sai, che prendere in giro. Il pallone è mio, lo decido io, ecco. Vabbè. Beh, dai, il carattere si era capito anche da quello che hai detto prima, quindi non mi stupisce questa presa di posizione. No, ho avuto di questi problemi, anzi, insomma. Anche perché, sì, gravidanza, tornare in forma in 3 mesi, tornare a giocare a calcio, adesso già pensi al post-gravidanza la seconda, più insomma, lavoro, calcio insieme, insomma, hai un carattere anche tuo forte, insomma, ti ha aiutato molto. Abbastanza. Sì. Non è da tutti, anzi io quando metto che in 3 mesi è tornato in forma, io per fortuna la genetica, beh, intanto sono un uomo e quindi non proverà mai il parto, quindi mi tolgo questo discorso di mezzo, però chiaramente 3 mesi per tornare in forma quando hai preso 18 kg per questo motivo, cioè non è da tutti, bisogna avere anche una forza di volontà, quindi insomma ci vuole credo che lì appunto faccia più la forza di volontà più la testa che il fisico. Sì, la testa, sì. Sì. Insomma, l'upgrade del professionista, che sia uomo o donna, qualsiasi professionista del calcio, sia la testa. È un discorso che porta avanti spesso anche guardando la Juventus, i calciatori che fanno parte di essa. E tanti giocatori hanno buonissimi, insomma, tecnica, senso della posizione e così via, però magari peccano di testa e si perdono. Sì. A volte laddove non arriva magari la mentalità, la testa e sì, la volontà, si perde o anche nel post tanti giocatori si ritirano, non sanno più cosa fare perché non hanno nessuna capacità o probabilmente non sanno trovare gli stimoli da nuovi, sé. Mm-hmm. Cioè. Tu invece dopo la carriera da giocatore te ne andresti proprio da questo mondo oppure mi hai rubato la domanda, stavo chiedendo se sarebbe piaciuto un giorno allenare, proprio allora, mi ha fregato la domanda. Sinceramente allenare non mi sento portata per fare questo, però mi piacerebbe intraprendere, che ne so, una sorta di opinionista, quello sì, ma cioè, quindi parlare comunque di calcio, ma non allenare. Neanche il dirigente o... comunque dipende da quale ruolo. Dipende da quale ruolo, ecco. Voglio farti una domanda legata alla Juve, visto che hai giocato alla Juve un anno. Hai conosciuto chiaramente anche i calciatori, insomma, maschi, ragazzi, sì, immagino. Chi ti ha fatto più impressione, nel senso, non impressione, nel senso, ti ha stupito? Chi ti ha fatto cambiare parere circa un certo tipo di personaggio pubblico che vieni presentato? Guarda, alla Juventus credo che come giocatori, ma come persone, io sì, sì,
ho trovato molto in gamba sia Marchisio che Giorgio Chiellini. Tra l'altro i nomi che avrei detto anch'io. Sì, loro ci sono stati vicino dal primo giorno. Ah, ok, ecco. Proprio sì, anche sono voi. Proprio venuti a salutarci, a presentarsi. Poi Marchisio, magari avendo anche il ristorante a Torino, sì. ci diceva: dai, venite a mangiare, siete mie. Se, insomma, devo dire, due persone veramente eccezionali. Che tra l'altro sì, sono due simboli di... Siamo anche testimonial degli insuperabili. Ah, quindi, sì, vero. Quindi è una persona... È così come sembra, insomma. Esatto. Chiellini dà l'impressione di essere una buona persona. Molto. Però mi dai la conferma a te. Quindi, tra l'altro, voi vi allenavate alla C-Sport, vero? Sì. Sì, qualche volta a Vinovo. Però il nostro impianto era la C-Sport. Infatti mi sembrava di ricordare questa cosa. Poi giocavate a Vinovo, adesso quest'anno si allenano adesso anche a Vinovo, visto che la maschile e l'Under 23 sì. Sono andate alla Continassa, quindi... Esatto, sì. Sì. Ascolta, da poco avevo parlato della Sicilia, c'erano solo 5 squadre femminili in tutta la regione. E quando la Sardegna, se non sbaglio, ce n'erano 3 addirittura adesso, attualmente. Ai tuoi tempi, quando eri piccola comunque, quando avevi appena iniziato, sì. Ed eri al Nuoro. Sì. Al Nuoro. Scusate i sardi. che lì avevi comunque difficoltà, come erano i campionati? C'erano molte partite, c'erano tra gli aerei, come facevi? Come facevate? Purtroppo i collegamenti da e per la Sardegna non erano tanti, quindi diciamo che le sveglie erano alle 5 del mattino per raggiungere qualsiasi parte d'Italia e il rientro era la sera tardi. C'erano per forza 2 aerei, uno al mattino presto e uno la sera tardi, quindi si prendevano quelli. Dopodiché, magari, se si dovevano raggiungere, che ne so, la Sicilia, prendevi 2 aerei, oppure se dovevi andare da altre parti, si prendeva poi il pullman e si continuava appunto con le ore di pullman. Era un po' pesante. Quante squadre più o meno c'erano iscritte quando eri al Nuoro? Della Sardegna o parli in generale? Sì, sì, in generale, sì. Ma 14, 15, facevano campionati a 16, poi a 14, dipende, ogni anno si cambiava. C'è un'altra domanda di MRK. Mirko, ok. Ha perso le vocali. Se sai come funzionano le scuole calcio per il settore giovanili, sempre femminile? Sì. Come funzionano? Sì. In che senso? Non ho capito. In che senso come funzionano? Come vengono mischiate con i maschi, come giocano nelle scuole. Questo occupa per la struttura dei settori giovanili. Ma ora, che io sappia, ogni società professionistica deve avere la scuola calcio. Femminile parlo. Parlo proprio di settore giovanile femminile. Ed è obbligatorio. Invece prima? Al tuo tempo no. Era ancora misto? Probabilmente no, prima assolutamente no. Prima era più facile trovare la scuola calcio dei ragazzini e in mezzo essere uno o due bambine, ecco. Alla fine credo che questa cosa qua sia andata avanti anche... Cioè, io... Come dicevo è iniziato tutto così, appunto, infatti, con le società professionistiche che avevano l'obbligo di fare la scuola calcio femminile, di avere la scuola calcio femminile. Infatti, io ho fatto una top 10 settimana scorsa sui momenti delle Juventus Women di questi 2 anni e ho inserito dentro la Danone Cup di 2 anni fa. È stata la prima coppa che la Juventus Women ha vinto con l'Under 13,
proprio non c'era ancora la prima squadra, però è stato l'anno, però, che sì, c'era già l'obbligo di avere le bambine, sì, sì. Poi da lì poi la Juve ha preso il cuneo e da lì poi insomma lì poi è nata la squadra, però intanto quest'anno è nata come scuola calcio, obbligatoria. Sì, 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 esatto. Poi giustamente il pensiero che ha fatto la Juve, che hanno fatto anche altre squadre, è stato: se lo devo fare, facciamolo bene. Sì, avere una continuità, appunto, quando le bambine crescevano, di avere una prima squadra. Sì, e infatti adesso comunque si vede, anche perché adesso quest'anno hanno inserito il campionato Under 17, che l'anno scorso non c'era. C'è stato, c'è stato anche il torneo di Viareggio. Che non... Sì. Sì, e non lo volevo citare perché lo cito ogni volta, allora sembro ripetitivo, lo dico tutte le volte perché io sono fissato col Viareggio, quindi... Quindi comunque 15 anni fa una ragazzina di 16 anni era già in prima squadra. Esatto, sì, sì. Anche 14, come faceva appunto 14 anni veniva tesserata per la prima squadra. Che in serie, che comunque tra i maschi prima dei 16-17 difficile, beh, sì, proprio no, casi comunque, estremi non li vedi in campo. Comunque questa cosa si nota ancora a livello giovanile, perché si vedono a volte nella primavera tante ragazze che dalla prima squadra scendono alla primavera in primavera a giocare magari le fasi finali. E ad esempio adesso, legandomi al discorso dell'Under 17, noto che ci sono delle ragazze con cui la Juventus ha vinto il torneo di Viareggio, tipo Di Stefano, Gianesin, eccetera, che giocano con l'Under 17. Sì, 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 sì. Cioè sì, c'è tanta unione, cioè è molto sottile la differenza d'età, nel senso che nel calcio 16 anni giochi nell'Under 16. È difficile che ti portano nell'Under 17. Invece nel femminile c'è proprio... Nel calcio femminile è capace che vengono convocate anche con la prima squadra la domenica, ecco, lo sabato. Sì, sì. Abbiamo un'altra domanda, anzi due, però una penso sia negativa. Nel senso, hai mai giocato contro una squadra statunitense? No. Statunitense no. Perché Mirko è italiano e abita, perché lo conosco, è uno dei miei fan. Eravamo in live l'altra sera. Sì, infatti. E abita in Texas, è emigrato là, quindi lui conosce molto bene l'ambiente statunitense, per quello la domanda. Ci saresti andato in America tu, potendo? No, purtroppo no, mi sarebbe piaciuto. Vabbè. No, dico, ci saresti andata? Come? Ci saresti andata, intendo. Sì. Da quello che non ho capito, Simone non si pone limiti geografici. Avessi potuto farlo, sarebbe il giro del mondo. E poi un'altra domanda sempre di Mike. Come ti sei appassionata al calcio? Come mi sono appassionata? Allora, mio padre voleva un maschietto. Ecco. All'età di 3 anni, quindi mi faceva giocare, anziché con le bambole, ma col pallone. E niente, si andava all'oratorio c'erano i bambini che giocavano, comunque era una mia passione, perché altrimenti non avrei giocato comunque, e invece era la mia passione da quando sono nata, e giocavo appunto con i maschietti che c'erano all'oratorio, perché ancora femminucce non c'erano le squadre, e da lì ho proseguito. Diciamo una passione naturale. Nata naturalmente. Passato tramandato da mio padre, ma molto naturalmente. Va bene, ascolta, altri limiti di tempo oppure possiamo continuare? Pronto? Ci senti? Sì. Hai limiti di tempo oppure possiamo continuare? In teoria no. Ok, no, ci sono problemi. Figurati, anzi. Stai tranquillo, anzi, ti abbiamo tenuto anche più tempo. Sì, ti abbiamo tenuto 3 quarti d'ora. Mio figlio si trasforma. No, assolutamente, vai Rob. Beh, allora, chiudiamo qua allora? Sì. Ok, allora, grazie intanto a tutti quelli che hanno seguito questa live, per essere stati con noi. Ringrazio ovviamente Matteo e Marchese Bianconero, Mondo Calcistico per averci ospitato, Simone. Ciao, e ovviamente ringrazio e saluto
la mitica Simona Sodini, grazie per aver regalato questa live splendida che ci ha fatto rivivere veramente passaggi importanti del calcio femminile di questi anni, veramente. E complimenti grazie ancora, ovviamente. Grazie a tutti voi, grazie mille. È in bocca, al lupo per la seconda. Grazie mille. Grazie. Grazie ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.